prezioso intervento, poi anche queste minuzie potranno essere corrette prima di mettere le presentazioni in rete. È davvero di grande qualità il lavoro che avete svolto e ci dà la possibilità di partire subito con l'utilizzazione di questi indicatori e eventualmente con l'aggiornamento degli indicatori quando sarà ritenuto necessario. Sottolineo ancora che a questo lavoro ha partecipato una pluralità di soggetti, tutte le amministrazioni che sono qui coinvolte oggi, ma anche molti enti di natura tecnico-scientifica che hanno fornito un prezioso contributo. Chiedo adesso ai prossimi relatori, alla dottoressa Laura Settini dell'Istituto Superiore di Sanità, di introdurre la relazione sul tema della sorveglianza delle intossicazioni acute da pesticidi, una base informativa per la prevenzione. Come abbiamo visto questa mattina, anche questo tema della sorveglianza è un tema che viene specificamente indicato sia dalla direttiva che dal piano di azione nazionale, e l'Istituto Superiore di Sanità lavora da anni su questo tema e quindi ha in qualche modo messo a sistema e valorizzato le attività già in essere, rendendo possibile, diciamo, l'attivazione di questo sistema di sorveglianza nei tempi più brevi. Questa attività di sorveglianza si collega all'attività di informazione rivolta alla popolazione, su cui per la verità siamo ancora un po' indietro, ma il piano prevede con scadenze anche piuttosto precise. Prego, dottoressa Sempi. Aver offerto questa opportunità di confronto veramente prezioso tra le varie componenti che all'interno del PAN si trovano ad operare. Innanzitutto vorrei un po' fare un excursus di tipo storico per meglio definire il contesto internazionale in cui si colloca la nostra attività di sorveglianza delle intossicazioni acute dati dalla città. La rilevanza di questa attività è stata identificata già a partire dal 1985 dalla FAO, che adottando questo codice internazionale per, di condotta per la distribuzione nel 2005, dava una precisa indicazione a tutti i governi sull'utilizzazione di tutti i mezzi disponibili per la raccolta di dati affidabili e il mantenimento di statistiche sugli effetti sulla salute e gli incidenti che provocano l'intossicazione, con l'obiettivo di definire proprio un sistema, di mettere in modo un sistema che potesse mantenere una costante informazione su questo aspetto. Ed inoltre richiedeva pure, richiede tuttora, essendo questo un punto di riferimento per le varie normative mondiali, dei governi, a livello mondiale, personale qualificato e adeguate risorse per portare avanti questa attività. Inoltre nel 2009 la FAO e l'OMS hanno sviluppato delle linee guida proprio per poter sostenere la messa a punto di questi sistemi di rilevazione e descrizione di incidenti in grado di causare effetti sull'uomo, non solamente ma anche sull'ambiente, quindi c'è anche questo aspetto degli incidenti con ricadute ambientali, definendo innanzitutto che cosa dovevano essere questi sistemi, cioè sistemi basati sulla raccolta sistematica e corrente di una serie di informazioni raccolte con procedure standard ed in grado di supportare le strutture di riferimento a livello
appunto è l'obiettivo a carattere generale che poi si sviluppa in obiettivi specifici all'interno di questa attività che riguardano l'identificazione di problematiche emergenti e di settori di ricerca che devono essere sviluppati, l'identificazione di prodotti e modalità di utilizzo associate ad elevato rischio di incidente, quindi qualcosa di estremamente dinamico e di utilizzabile proprio per continuamente migliorare quelle che sono le pratiche di utilizzo di questi prodotti per definizione pericolosi, e valutazione dell'efficacia degli interventi di prevenzione normativi, identificazione di prodotti di uso legale e contraffatti, perché da questi incidenti possono emergere anche questi tipi di informazione. E poi degli obiettivi di sanità pubblica ambientale che, come dire, a cui i sistemi dovrebbero fornire una base informativa che mirino alla riduzione dell'incidenza delle intossicazioni da questi cibi, da questi effetti ambientali, all'identificazione di eventuali aggregazioni spazio-temporali di casi di intossicazioni con effetti ambientali, per poter opportunamente intervenire, l'identificazione del controllo di popolazioni ad elevato rischio di esposizione e influenza e senz'altro la protezione delle popolazioni. Queste indicazioni sono state pienamente recepite dalla direttiva 2009, che oggi era stata del 2009 per l'uso sostenibile, la direttiva europea per l'uso sostenibile dell'uso dei pesticidi, e che all'articolo 7 nella sezione informazione e sensibilizzazione richiede che gli stati membri adottino misure volte ad informare la popolazione, a promuovere e agevolare programmi di informazione e sensibilizzazione, e questo aspetto poi verrà ripreso penso dalla dottoressa Milici, e danno indicazioni molto puntuali sul fatto che gli stati membri, o meglio, danno l'indicazione non molto puntuale, comunque danno l'indicazione di massima sul fatto che gli stati membri istituiscano sistemi per raccogliere informazioni in merito a casi che li chiamano di avvelenamento appunto da pesticidi. Viene anche indicato, ma su questo ancora la Commissione europea è piuttosto inadempiente, la necessità di elaborare, come vedete la scadenza è esattamente andata un po' di là, ancora è in fase di elaborazione, è un documento che dovrebbe dare un orientamento strategico sul controllo e sulla sorveglianza dell'impatto dell'uso dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente, a cui penso che noi come Stato europeo possiamo dare un veramente un rilevante contributo. Questo aspetto ovviamente è stato ripreso all'interno del contesto normativo nazionale, che sempre nella sezione dedicata all'informazione e sensibilizzazione prevede proprio che il Ministero della Salute, d'intesa con gli altri ministeri coinvolti, il Ministero delle Politiche Agricole, il Ministero dell'Ambiente, adotti piani di controllo che tengano conto anche delle informazioni sui casi di intossicazione acuta da prodotti fitosanitari che sono raccolte da un sistema, come accennava prima il dottor Zaghi, che è già di fatto da tempo operativo, dal 2004 operativo presso l'Istituto Superiore di Sanità, anche se con problemi legati ovviamente al sostegno dello stesso, faccio riferimento a questo sistema informativo nazionale per la sorveglianza delle intossicazioni acute da pesticidi, del cui acronimo è il SOSIA. Che cos'è questo sistema? In realtà questo sistema è una costola di un sistema più ampio che è il sistema informativo nazionale per la sorveglianza delle esposizioni pericolose e delle intossicazioni, che si basa sui dati rilevati dai centri antivelenici, che sono dei servizi che operano a livello regionale e nazionale per 24 ore per poter fornire supporto, consulenza per la diagnosi e la gestione delle intossicazioni. Ogni anno questo sistema rileva circa 40.000 casi di esposizione umana, esposti per circa la metà ad agenti chimici di tipo farmacologico o non farmacologico, ne
età e metà, e il 5% di questa casistica si riferisce a esposizioni a pesticidi, sia di tipo fitosanitario che biocidi, per un totale di circa 3.000 casi l'anno. Da questo sistema ovviamente possono derivare tanti sottosistemi di allerta, di sorveglianza, tra cui appunto la sorveglianza delle intossicazioni acute da pesticidi, che come vi dicevo si articola in due componenti: il sistema nazionale per la sorveglianza delle intossicazioni acute da fitosanitari e il sistema nazionale per la sorveglianza delle intossicazioni acute da biocidi, ciascuno di queste due sorveglianze con dei riferimenti normativi specifici, anche se diciamo, il nostro sforzo è stato sempre quello di unificare il sistema dandoci regole comuni sia per la classificazione dei principi attivi, sia in termini chimici che di categorie di utilizzo, e su questo è stato avviato un processo, un'attività collaborativa a livello europeo all'interno del progetto europeo. Che cosa vede il SINSIAP? Io adesso vi farò una breve carrellata su quelli che sono le principali osservazioni che sono state fatte nel quinquennio 2007-2015. In questo periodo abbiamo rilevato circa 5.000 casi di esposizione, come vedete, questa è rilevata a livello nazionale, questa è la distribuzione che ovviamente non riflette quella che potrebbe essere la reale incidenza a livello regionale, perché il sistema ovviamente è subordinato al fatto che ci sia un accesso che è di fatto volontario di richiesta di consulenza ai centri antiveleni, e però di fatto è l'unico sistema che ci permette in modo agevole di rilevare questo tipo di eventi che possiamo considerare sentinella per eventuali problematiche. Come vedete, la maggior parte delle esposizioni, quasi il 90%, è di tipo accidentale e solamente una piccola parte è di tipo intenzionale. Le tipologie non note, che questo diciamo depone a favore della qualità del sistema, è piuttosto ridotto. Qui vabbè, avete anche un rapporto tra casi di intossicazione accidentale e intenzionale. Gli incidenti rilevati non necessariamente coinvolgono una sola persona, ma possono coinvolgere più casi, la maggior parte ne rilevano solamente una, però abbiamo una serie di casi di intossicazione collettiva che necessitano una particolare attenzione e segnalazione. La distribuzione di questi incidenti, non stiamo ancora parlando di intossicazione, ma di persone esposte a seguito di incidenti, vede come principali fattori implicati la categoria di uso degli insetticidi e degli acaricidi, seguita a pari più o meno la stessa frequenza da incidenti legati all'uso di erbicidi, di fungicidi e battericidi, e a seguire da geodisinfestanti. In questo periodo solamente i casi di esposizione vengono sottoposti ad una rigorosa revisione che ci porta a valutare se gli effetti riportati possono essere considerati associabili all'esposizione di cui le persone sono state vittime, sia in termini facendo riferimento a tutta una serie di criteri standard e ben codificati. Quindi dalle 5.000 circa il 30% dei casi di esposizione vengono classificati come intossicazioni possibili e probabili o accertate. E la maggior parte, fortunatamente, di queste intossicazioni risulta di lieve entità, il 14% circa è moderata e solamente una parte molto ridotta presenta segni e sintomi di gravità elevata, e in questo periodo da parte nostra è stato rilevato solamente un decesso accidentale legato all'esposizione di antitossicazione. Come vedete, la distribuzione per categoria di utilizzo dei casi di intossicazione è piuttosto sovrapponibile a quella di esposizione.
situazione, con l'eccezione insomma, dei geodisinfestanti che si prendono una quota, o passano dal 6 al 13% degli agenti implicati, e come vedremo questi sono spesso legati a casi di esposizione collettiva, generalmente dovuta al misuso di questi prodotti estremamente, estremamente pericolosi. Questo è l'andamento degli anni considerati stagionale. Come vedete c'è un tipico andamento che rileva un picco che varia, insomma oscilla tra i mesi primaverili e i mesi estivi, primi mesi estivi, che è ovviamente legato al periodo in cui vengono maggiormente, maggiormente utilizzati questi prodotti. Quindi segnaliamo anche alcuni episodi che possono aver contribuito in modo specifico all'attivazione del picco, alcuni episodi di intossicazione collettiva che hanno coinvolto dalle 20 alle 100 persone. Questo è l'andamento per genere, come vedete i casi di intossicazione sono principalmente di genere maschile, anche questo riflette bene quello che è diciamo, la prevalenza che viene generalmente fatto di questi. E i luoghi in cui si verificano incidenti che hanno come conseguenza intossicazioni sono ovviamente la maggior parte dei casi di tipo aziendale agricolo, come ci aspetteremo. E purtroppo troviamo però anche una quota non piccola di incidenti che avvengono in ambiente domestico, che sono in parte riconducibili al fatto che lo stesso ambiente domestico è anche luogo di lavoro in alcuni casi, molti sono legati ad attività di miscelazione che avviene in prossimità dell'ambiente domestico, e parte anche a fenomeni appunto legati alla deriva di questi prodotti che possono implicare esposizioni di astanti. Adesso una rapidissima carrellata con cui concluderò. Questi sono i casi di intossicazione elevata. Come vedete, il dettaglio a cui arriviamo è molto molto fine, per cui siamo in grado di identificare quelli che sono i principi attivi, il prodotto commerciale, dove è avvenuto l'incidente, come è avvenuto l'incidente, per quale via di esposizione è stato qual è stata la via di esposizione, oltre alle caratteristiche demografiche del paziente e al tipo di dettaglio sul tipo di effetti rilevati, e questo avviene per la maggior parte delle esposizioni, siano esse di gravità lieve, moderata. Ancora qui vedete, abbiamo una serie di casi di gravità elevata con le modalità più svariate. Tuttora si rilevano numerosi incidenti legati al travaso del prodotto, i recipienti non adatti, che diversi da quelli in cui il prodotto è stato fornito. Invece vi lascio proprio con la carrellata sui casi di esposizione collettiva che hanno visto due incidenti rilevanti verificatisi nel 2009 e nel 2011 a seguito di uso improprio di metansodio. Abbiamo una serie di incidenti legati all'uso di clorfilipos etile in due regioni del meridione, la Sicilia e la Puglia. Legati a sia i primi che i secondi, legati al disuso con conseguente inquinamento ambientale. E con questo finisco. Grazie.